Buongiorno e bentrovati a tutti voi che ci state seguendo a casa con questa diretta Facebook per poter partecipare e vivere insieme a questo giorno del Signore, questa quinta domenica di Quaresima. Abbiamo ancora tutti negli occhi e nel cuore le bellissime immagini di San Pietro con il Papa che ci invita a pregare e a riunirci a Lui in quella invocazione. Non lasciarci soli in mezzo alla tempesta. Ci portiamo nel cuore quella sicurezza, quella certezza che da soli non ci possiamo salvare, che siamo tutti sulla stessa barca e tutti siamo chiamati a remare nella stessa direzione. Ecco, vogliamo cogliere questo suo messaggio di speranza e di fiducia per la sua lezione di vita, che dobbiamo imparare a vedere la vita, ad affidarla, a viverla insieme a Gesù. E allora proprio con questi sentimenti nel cuore che diamo inizio a questo nostro incontro. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Oggi Gesù ci dice: io sono la risurrezione e la vita. Accostiamoci a Lui con fede per passare anche noi dalla morte alla vita. Signore, che non vuoi la morte del peccatore, ma che si converte e viva, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sei la risurrezione e la vita, per chi crede in te e si affida alla tua parola, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, Spirito di vita, che sei la remissione di tutti i peccati, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Vieni il nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e vi vivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è bontà e misericordia. Il Signore è bontà e misericordia. Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Il Signore è bontà e misericordia.
Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Il Signore è bontà e misericordia. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. Il Signore è bontà e misericordia. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore è bontà e misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dice il Signore, chi crede in me non morirà in eterno. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo. Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo.
ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. E dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora ai giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che egli aveva compiuto credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ancora una volta,
del Signore, la parola di Dio, risuona nelle nostre vite, risuona in queste situazioni così particolari, e sembra che stia parlando a ciascuno di noi. Sembra che stia parlando a noi, che un po' come gli ebrei in esilio a Babilonia, ci troviamo così isolati da quelli che sono i nostri luoghi ordinari, da quelle che sono le nostre relazioni quotidiane. Siamo in esilio dall'ambiente di lavoro, dalla scuola, dalle nostre sicurezze, dalle nostre certezze, anche da quel luogo che rappresenta per noi sicurezza e speranza della Chiesa. Siamo in esilio anche dei sacramenti. Sembra che in qualche modo ci sia questo senso di abbandono, questa paura, questa incertezza del domani. E quasi quel senso di depressione che faceva dire agli ebrei: come poter cantare in terra straniera i canti di giubilo? Se ti dimentico Gerusalemme e se paralizzi la mia destra. Ecco, noi che in qualche modo viviamo questi sentimenti nel cuore, oggi il Signore per bocca del profeta Ezechiele viene a rassicurarci, viene a dirci che non siamo abbandonati, ma Lui viene a portarci fuori. Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, vi riconduco nella terra di Israele. È un po' come sentirci ripetere il ritornello che abbiamo ascoltato in questi giorni: andrà tutto bene. Ma non perché siamo degli ottimisti, ma perché ci fidiamo nella parola del Signore, perché ci fidiamo che il Signore è fedele alle sue promesse, perché ci fidiamo che il Signore interviene. Sì, farò entrare il mio spirito e rivivrete. Ci promette il Signore. È Lui che ci dice: riconoscerete che io sono quando vi riporterò a casa, al sicuro, liberi. Ecco, noi ci fidiamo che anche oggi il Signore viene incontro a queste nostre paure. E in Gesù viene a darci la risposta, viene a gridare: Lazzaro, vieni fuori, viene in qualche modo a donarci il suo spirito perché possiamo vivere. È vero che questa pagina stupenda del Vangelo di Giovanni, questo ultimo segno di Gesù, prima di manifestare quello che è la sua vera gloria, lì dalla croce, dove fa vedere, toccare con mano il grande amore di Dio, di questo Dio che in Gesù viene a donarci salvezza. Ecco, ricostruiamo un attimo la scena: Gesù che è dovuto scappare da Gerusalemme e dalla Giudea perché lo vogliono arrestare, lo vogliono condannare, lo vogliono far fuori. E lì se ne sta in disparte con i suoi amici. E lì lo raggiunge quella tremenda notizia: Signore, vedi che colui che ami è malato. Vedi che colui che ami è malato. E ci sorprende che Gesù rimanga lì per 2 giorni. Però possiamo immaginarci quello che è il dibattimento interno. Da una parte il desiderio di accorrere subito dall'amico, dall'altra parte la paura di mettere a repentaglio la sua vita, così come la nostra, la vita dei suoi amici. È un po' quello che stiamo sperimentando anche noi in questi giorni: che cosa è bene incontrare le persone, astenerci dagli abbracci, non evitare gli incontri. E possiamo sentire quel dibattito da parte dei suoi amici: dove vuoi andare? Ti metteranno a morte. Perché rischiare inutilmente? E sentiamo come quella frase di Tommaso: andiamo anche noi a morire con lui, di fronte alla decisione di Gesù, esprime proprio quel dissenso.
Ma Gesù che prende la decisione, andiamo. Gesù che amava Marta e Maria e Lazzaro. Ecco, ci aiuta a comprendere e capire che cosa significa amare. E ci aiuta a leggere tutte le varie situazioni con gli occhi della fede. Ecco, allora, amare non significa parteggiare per i nostri, ricercare i vantaggi. Così come in qualche modo è l'atteggiamento umano, l'atteggiamento, potremmo dire, naturale che noi portiamo nel cuore. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, suona il rimprovero di Marta, così come la voce di Maria, così come la voce di quella gente che, vedendo Gesù piangere, però si lascia andare, ma lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva guarire il suo amico. Ecco che ancora una volta questa fede che ci vuole in qualche modo far sì che il Signore sia dalla nostra parte, che ci in qualche modo blocca tante volte a voler riceverne dei vantaggi, e Gesù che al contrario ci spalanca su quell'amore di Dio, di quell'amore che fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, di quel Dio che va alla ricerca di tutti perché nessuno si possa perdere, e va alla ricerca soprattutto di coloro che rischiano di perdersi. Ebbene, per voi, chi non sia stato lì, perché possiate credere, perché possiate vedere la gloria di Dio. E allora ecco Gesù che ci accompagna in questo itinerario attraverso il quale possiamo imparare a vedere con gli occhi di Dio, in cui possiamo fare esperienza di questo amore di Dio, perché è un amore che è più grande della morte, è un amore che vince la morte. L'amore che non esita a mettere la sua vita, a consegnare, potremmo dire, la sua vita nelle mani degli uomini. E tant'è vero che dopo questo ultimo secolo Gesù verrà messo a morte. Ecco Gesù che si reca a Betania, e lì che comincia questo lavoro, questo itinerario, questa consolazione di Marta che si fa incontro, di Maria che viene, che piange, e Gesù che in qualche modo ci chiede la fede. Io sono la risurrezione e la vita. Credi tu questo? E allora per indicare e per farci comprendere la vera volontà di Dio, ecco che Gesù, umanissimo Gesù, ci svela i suoi sentimenti, quel pianto così coinvolgente che manifesta l'affetto di Maria, l'affetto di Gesù per Marta e per Maria, che vivono il dolore dell'amico che piange la distacco di colui che è amato. E Gesù che si fa accompagnare davanti al sepolcro. E Gesù che invita a togliere la pietra e ci aiuta a superare tutti quelli che sono i nostri pregiudizi, tutti quelli che sono le nostre incredulità. Ma com'è possibile? Manda già cattivo odore. Sono 4 giorni che è morto. Ecco, noi che pensiamo che solo finché c'è vita c'è possibilità. E Gesù che in qualche modo ci aiuta ad allargare questa visione della vita. Gesù che ci invita a togliere la pietra che chiude i nostri cuori, quei pregiudizi, quell'indifferenza, quell'egoismo, quell'attaccamento ai vizi, che in qualche modo ci fa sentire tante volte delle persone morte, quel sentimento che in qualche modo fa chiudere il cuore all'affetto delle persone care, le persone che in qualche modo ci hanno fatto del male. Ecco Gesù che ci invita, chiamandoci per nome, vieni fuori, uscire da quelle che sono tutte le nostre debolezze, uscire dalle nostre paure, uscire dalle nostre paralisi, uscire dalle nostre incapacità a vivere
il primo passo di riconciliazione, a vivere l'esperienza dell'amore. È Gesù che oggi, con la forza del suo amore, ci chiama a vivere, ad entrare nell'amore. Ci chiama a scoprire quanto è forte il suo affetto per noi. Ci chiama a fidarci che insieme a Lui possiamo non sopravvivere, ma vivere in quella vita bella, in quella vita piena, in quella vita nuova, in quella vita piena di amore, che è la vita di grazia, che è la vita piena dello Spirito di Dio, che è la vita che ci apre agli altri, che ci insegna ad abbracciarci e a sentirci parte di questo nuovo popolo che è il corpo di Cristo, che è la Chiesa. Ecco, chiediamo al Signore davvero di essere rimessi, sciolti in libertà, ma non per ritornare a fare le cose di prima, ma per imparare a vivere con quell'amore, con quella passione, con quella libertà che Gesù oggi dona a ciascuno di noi, amico, amato, per il quale continua anche oggi Gesù ad offrire su questo altare la sua vita. Credi in un solo Dio, al Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, leviamo al Padre le nostre preghiere e chiediamo il dono dello Spirito perché rinforzi in noi la fede nella risurrezione e nella vita eterna. Diciamo insieme: donaci o Padre il tuo Spirito di vita. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, perché professino sempre con fedeltà la fede nella risurrezione e annuncino Gesù Cristo, mediatore e insieme pienezza di tutta la rivelazione, preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Spirito di vita. Per i laici impegnati nella politica e nel sociale, perché come Gesù, che si commosse profondamente davanti al dolore umano, portino conforto a chi vive nella sofferenza e nel disagio, preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Spirito di vita. Per coloro che sono nella tribolazione e nel lutto, perché Cristo, Signore dei vivi e dei morti, li sostenga con la sua pace e li consoli con la speranza nella risurrezione. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Spirito di vita. Per noi qui riuniti, perché forti della fede nel Figlio di Dio, Signore della vita, diventiamo persone capaci di togliere le pietre
della morte che contrastano la gioia e la speranza della risurrezione. Preghiamo. Dolce o Padre, il tuo spirito di vita. Vogliamo pregare anche per tutti i medici, personale sanitario, tutti coloro che si occupano del bene comune in questi giorni, perché sostenuti dalla forza dello Spirito Santo sono capaci di lottare contro il male per far vincere e trionfare la vita. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo spirito di vita. Per tutte le familiari, le persone che vivono il lutto per la perdita delle persone care, seguito del coronavirus, ma anche di tutte le varie situazioni drammatiche, e che provano il dolore, l'angoscia della perdita delle persone care, perché possono sentire il pianto consolante di Gesù, che si fa vicino, che li sostiene e che apre alla prospettiva di questa vita piena nel Signore. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo spirito di vita. Accogli, o Padre, la nostra preghiera. Estendi la tua misericordia su di noi e sui fratelli che in questo tempo si sono preparati per ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. E benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Esaudisci, Signore, le nostre preghiere. Tu che ci hai illuminati con gli insegnamenti della fede, trasformaci con la potenza di questo sacrificio, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Vero uomo come noi, egli pianse l'amico Lazzaro. Dio, il Signore della vita, lo richiamò dal sepolcro. Oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia e con i suoi sacramenti ci fa passare dalla morte alla vita. Per mezzo di lui ti adorno le schiere degli angeli e dei santi e contemplano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 Sant
sei, Signore, cieli e terra. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e gli disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesse alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci divista in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo, il Papa Francesco, i nostri Vescovi, e tutto l'ordine e il popolo sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Giuseppe, Sergio, Ada, Albino, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammetti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo,
A te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, insieme preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beato gli invitati alla cena del Signore, ecco, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Preghiamo. Dio onnipotente, concedi a noi tuoi fedeli di essere sempre inseriti come membra vive nel Cristo, perché abbiamo comunicato al suo corpo e al suo sangue. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Testimoniate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.